Innanzitutto scusateci se la piazza è troppo piccola. Ci scusiamo con tutti quelli che sono fuori da questa piazza e che hanno saputo sfidare il traffico, gli impegni, hanno rinunciato alle ore libere per essere qui per questi ragazzi. Io penso che sia grave che non ci sia la bandiera del Veneto, non può finire qui. Non può finire qui. Perché chi si vergogna di esporre la bandiera del Veneto non ha diritto a restare in Veneto. Non è una bandiera dei terroristi, non è una bandiera dei sovversivi, è la bandiera di 1100 anni di storia, della prima democrazia in Europa, della civiltà che comunque in tutto il mondo si è conosciuta. Non voglio fare discorsi di storia, però lo dico che è grave che non ci sia quella bandiera. Guardate, spesso i giornalisti in queste ore chiedono quale sia il motivo per il quale noi la facciamo tanto tragica, perché poi quali saranno mai questi problemi? Ma sono chiari questi problemi, sono quelli di una periferia dell'impero che ne ha piene le palle di Roma, questi sono i problemi, che è quella di una comunità di gente pacifica che sa che cos'è il rispetto della legge, che sa che cos'è la fatica, che sa che cos'è il sacrificio, in queste ore ha conosciuto che questi non sono valori per lo Stato italiano, perché se tu tenti di alzare la testa vai in galera, questo è l'insegnamento che arriva da Roma. Allora noi, per dare un senso a questa assemblea questa sera e per non andare a casa solo con le mani più calde di prima, dobbiamo dire innanzitutto che l'indipendenza non è un fatto di un partito, ma è un fatto del popolo del Veneto. I veneti ci chiedono l'indipendenza. Penso sia giunta anche l'ora di mettere assieme tutti i nostri movimenti e di fare una grande manifestazione. Da soli si fa prima, assieme faremo molta più strada. Noi non possiamo accettare che dia fastidio tutto quello che facciamo in Veneto, tranne una cosa, i 21 miliardi di tasse che ogni anno gli mandiamo. Quelli non gli fanno schifo. Non possiamo chiedere ai veneti di tirare ancora la cinghia, perché non ce li hanno più i buchi nella cinghia. E non possiamo dimenticare le 70 persone che si sono suicidate non nei villaggi turistici, ma all'interno delle loro aziende. Abbiamo detto liberateli tutti, ma con una convinzione: tutti i cittadini hanno diritto di approfondire e di spiegare le loro posizioni, ma non si processano le idee. Liberateli tutti significa che questi signori non debbono andare davanti a un giudice con le catene alle mani, perché siamo di fronte a un governo che nel mentre arresta 24 persone, libera delinquenti veri con l'indulto, sostiene che le carceri siano sovraffollate e ci dice che il reato di immigrazione non è più un reato, il reato di clandestinità. Allora guardate,
Se per essere rispettati bisogna non essere veneti, noi diciamo non rispettateci. Allora, come stanno le cose in regione? In regione abbiamo un disegno di legge. Allora, signori, per fare un referendum ci vuole una legge. Per fare la legge bisogna scriverla e portarla in consiglio regionale. Questa legge è lì da alcuni mesi. Nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, io spero che il Consiglio regionale del Veneto si decida di metterla al voto e che poi 60 consiglieri, con un grande atto di responsabilità, perché c'è anche chi non la pensa come noi. Prima qualcuno mi chiedeva, ma lei se si dovesse votare cosa voterebbe? Sì, all'indipendenza, a me sembra ovvio, no? Però è altrettanto vero che se crediamo che il popolo sia sovrano, è altrettanto vero che dobbiamo riportare in capo al popolo questa decisione, e lo si fa solo con uno strumento, il referendum ufficiale in tutto il Veneto. Allora noi siamo per la via della legalità, del confronto giuridico, anche, come si può dire, verace, sostenuto. Siamo per seguire la via dei catalani. La Scozia andrà al voto col suo referendum, la Catalogna, Barcellona ci andrà il 9 novembre 2014. Il Veneto vuole approfittare di tutte queste strade già segnate per portare la sua proposta. Io penso che questo sia legittimo per un governatore che ha l'obbligo di difendere gli interessi della sua gente. Vi saluto ricordando che questi temi li dobbiamo portare di casa in casa e soprattutto fare in modo che il primo nemico non sia in casa, perché abbiamo bisogno di tutti i veneti su questo progetto ed è fondamentale che i ragazzi che oggi sono in galera vengano liberati.